Buon salvoni, allenatori di Football Manager 2019. Io sono Alessandro e oggi vedremo il modulo 4-5-1 in versione SAF. Mo che vuol dire sto SAF? È un acronimo, sta per Sir Alex Ferguson. E perché? Perché deriva da una challenge molto famosa dove bisogna appunto emulare quelli che sono stati i risultati migliori dell'ex allenatore del Manchester United, partendo però dalla Scozia, arrivando poi a vincere il triplete con una squadra inglese presa al penultimo posto in classifica quando ci si arriva in Inghilterra. Qualche mese fa vi avevo già fatto vedere un modulo 4-5-1, però in quel caso lavoravamo soprattutto sulle ali, davamo quindi dei punti di riferimento all'avversario, che sapeva che noi potevamo attaccare sulla fascia destra, sulla fascia sinistra, oppure arrivare insomma a gestire la palla con il regista, che però andava a distribuire più che andare lui in percussione. Mentre questa volta con il 4-5-1 in versione SAF possiamo contare sulla bellezza di ben 6 uomini, perché pure questi centrocampisti di supporto non andranno semplicemente al tiro come quei vecchi CCQ, come questi CCQ, ma si preoccuperanno anch'essi di portare avanti la manovra. Perché l'istruzione fondamentale di questo modulo qui sta nella fase di possesso. Come potete vedere, non ci sono sovrapposizioni, ci sta un gioco sulle fasce, ma ci sono soprattutto le imbucate. Le imbucate cosa ci permettono di fare? Ci permettono di andare a coprire quegli spazi che vengono lasciati dall'avversario, di fare tanto movimento senza palla, con tutti questi sei uomini, il che vuol dire che il giocatore avversario non potrà avere più quei punti di riferimento, non potrà più semplicemente andare a coprire le fasce per fermarci, ma dovrà anche coprire centralmente. In questo modo, giocando con questi movimenti senza palla di tutta la linea di centrocampo, avremo un'arma in più, perché l'avversario non potrà andare a coprirci tutti i ruoli. Vi dicevo, ci ho vinto la Sir Alex Ferguson Challenge. Possiamo vedere qui cosa ho combinato con quest'ultima stagione che mi ha fatto vincere questa challenge. Avevamo il Derby County, abbiamo vinto con ben 11 punti di vantaggio sul secondo posto. Vi ricordo che tutte le mie challenge sono trasmesse in live, quindi non ci sono partite ricaricate. Tutte le partite che giochiamo sono quelle, le perdiamo, le vinciamo, non ricarichiamo mai. Abbiamo vinto la Coppa dei Campioni, abbiamo vinto l'FA Cup e il campionato. Abbiamo perso la Carabao Cup perché giocavamo soprattutto con le riserve, però siamo arrivati fino in semifinale e ci siamo fatti fermare dall'Everton. Ora, ritorniamo alle nostre belle tattichine. Vi farò vedere le istruzioni alla squadra, le istruzioni ai giocatori, perché chiaramente sono modificate, non ho semplicemente messo i ruoli che sono dati dal gioco, ma chiaramente ho modificato tutto io. Vi darò qualche indicazione su che tipo di giocatori comprare, vi farò proprio degli esempi pratici e chiaramente vi dirò quali statistiche sono più importanti ruolo per ruolo. Per chi non volesse perdere tempo e volesse semplicemente scaricare il modulo, vi metterò un messaggio in evidenza a questo video dove ci sarà il minuto esatto, dove ci sarà la parte in cui spiego le istruzioni, la parte in cui si può scaricare il modulo, insomma ognuno può andare direttamente alla parte che gli interessa di più del video. Io però vi consiglio di seguire comunque la spiegazione di questo modulo, perché altrimenti non capirete cosa fare in determinate situazioni. Vi spiegherò anche cosa fare quando magari il risultato non sta arrivando. Direi di partire direttamente e non perderci in altre chiacchiere inutili. La mentalità è offensiva. Le istruzioni sono queste qui: ampiezza d'attacco abbastanza larga, giocate la palla negli spazi, cercate le imbucate, concentra il gioco sulla fascia sinistra e sulla fascia destra, ma partiamo con palla a terra. Lo stile dei passaggi è poco più che corto, mentre il ritmo di gioco è leggermente più basso. Dobbiamo chiaramente crearla noi le nostre azioni. Perdere di tempo mai. Cross da tre quarti bassi, dribbling, affrontare la difesa palla al piede. Andiamo a vedere dunque la fase di transizione. Ci abbiamo pressing a tutto campo, contropiede, passa la palla ai terzini e ai difensori centrali e calcia la corda. Andiamo a vedere la fase di non possesso. Abbiamo una linea di pressing più alta, una linea di difesa più alta, un'ampiezza di difesa standard, marca più stretto, intensità di pressing estrema. Impedite passaggi corti del portiere e fate contrasti aggressivi, perché in questo gioco conta molto il pressing. Il pressing è fondamentale. Perché? Perché chiaramente in moduli moderni, se ci fate caso, anche il Liverpool di Klopp, che ha vinto la Coppa dei Campioni, gioca con un calcio totale, un calcio dove ci sta molto movimento senza palla e molto pressing, dove i contrasti sono aggressivi. Ecco perché in questo FM, che è un gioco molto più fisico rispetto agli altri, conta non far respirare l'avversario.
Se vedete che l'avversario vi attacca soprattutto centralmente, con dei passaggi filtranti o con dei lanci lunghi a favore di attaccanti che giocano sulla linea del fuorigioco, voi cosa fate? Andate in fase di non possesso durante il corso della gara e abbassate di un'attacca la linea difensiva, mi raccomando, di una sola attacca. Poi, altro caso invece, se durante il corso della gara vedete che la squadra gioca bene ma non arriva il risultato, sfruttate il comando domanda di più. Se viceversa la vostra squadra si sta difendendo ma sta accusando un po' il gioco degli avversari, utilizzate il comando serrate le fila. Benissimo, andiamo a vedere dunque le istruzioni dei giocatori ruolo per ruolo. Il portiere. Le istruzioni sono passaggi corti e corri meno rischi. Terzino. Terzino è in supporto come nell'altro 4-5-1. L'intensità di pressing è standard, la marcatura è stretta e i contrasti sono più duri. I passaggi sono corti, non ci sono altre istruzioni. Poi, difensore centrale, in questo caso sono identici. È una formazione molto simmetrica, quindi vi farò vedere solo il terzino sinistro, ma sarà uguale al terzino destro. Vi farò vedere solo la sinistra, ma sarà uguale alla destra. Difensore centrale è uguale sia per quello di sinistra che per quello di destra. Quindi andiamo a vedere quello il centrale di sinistra. Intensità di pressing standard, tenere posizione, passaggi corti e poi chiaramente c'ha di base, dribbla di meno e tira di meno. Andiamo a vedere l'ala sinistra. Meno pressing, stai più largo, vai avanti appena possibile e allarga il gioco. Poi passaggi corti, tira di meno e come istruzioni già di base ci sta, crossa dalla linea di fondo, crossa più spesso e dribbla di più. Questa è un'ala d'attacco. Poi centrocampista centrale in supporto, intensità di pressing standard, marcatura stretta, contrasti più duri, vai avanti appena possibile, muoversi negli spazi, passaggi corti, tira di meno e corri meno rischi. Nonostante ci sia quel tira di meno, vi assicuro che arriverà a tirare molto spesso. Quel tira di meno serve a fargli capire che di base deve privilegiare il passaggio, però quando avrà la possibilità dovrà tirare, ma lo saprà fare perché ci saranno degli spazi liberi e lui avanzerà. Regista avanzato d'attacco, meno pressing, marcatura stretta, tenere posizione, passaggi corti. Poi di base c'ha dribbla di più, tira di meno e corri più rischi. Andiamo a vedere il centravanti. Centravanti, modifica, meno pressing, marcatura stretta, contrasti più duri, vai avanti appena possibile. Di base c'ha già muoversi negli spazi, poi libertà di movimento, passaggi corti, dribbla di più, tira di più, corre più rischi. In pratica il centravanti sarà quel giocatore che andrà ad attaccare gli spazi, si disinteresserà sostanzialmente della fase difensiva, andrà soprattutto ad attaccare in verticale e chiaramente dovrà essere sostenuto dalle ali, dal regista avanzato che andrà più che altro a distribuire e poi da questi centrocampisti che, avendo l'istruzione di muoversi appunto negli spazi, andranno quindi a creare quei movimenti senza palla che porteranno il difensore ad attaccare soprattutto i centrocampisti di supporto e lasciare libere le ali. Se invece vanno ad attaccare le ali, lasciano chiaramente lo spazio per il centrocampista di supporto. Perciò vi dicevo, in questa versione di 4-5-1 l'avversario è in difficoltà perché non sa mai che pesci prendere. Andiamo adesso a vedere le statistiche più importanti ruolo per ruolo. Per adesso abbiamo visto le istruzioni, ma se voi cliccate su un singolo di questi omini, vedete che il gioco vi segnala le statistiche più importanti in verde e vi segnala in blu quelle opzionali. Voi lo sapete, io non sono sempre d'accordissimo con alcune valutazioni perché ci sono delle statistiche che secondo me sono assolutamente importanti e il gioco non segnala. Per esempio, partiamo dal centravanti. Vi segnala tra le caratteristiche fisiche semplicemente l'accelerazione, vi mette in opzionali alcune statistiche. Qui non sono assolutamente d'accordo. Per me è importante non solo l'accelerazione, ma anche l'agilità e la velocità. Sono tutte statistiche verdi, secondo me. Cercate di rimanere intorno al 15 se possibile. È importante anche l'agilità perché significa che un attaccante non è macchinoso. Prendiamo ad esempio Lukaku e Zapata, sono giocatori magari che voi difficilmente contrastate e spostate, però sono un po' macchinosi, è meglio avere un giocatore un po' più agile che si riesce a muovere su se stesso in maniera più veloce. Per quanto riguarda invece le altre statistiche, sono importanti anche forza e massima elevazione, però attenzione, forza intorno all'11-12 se possibile, è una caratteristica opzionale ma comunque da tenere in considerazione. La massima elevazione invece chiaramente va contestualizzata. Perché? Perché se un giocatore è alto più di se è alto 1,85 m, è ovvio che se ha una massima elevazione di 5 non è un problema.
ma lo diventa nel caso in cui abbiamo un attaccante che è alto 1,60 m. Perché è ovvio che praticamente non la prenderà mai di testa. E qui possiamo arrivare a quelle che sono le statistiche più importanti dal punto di vista tecnico, ovvero quelle che stanno sulla colonna di sinistra. E qui partirei appunto con il colpo di testa. Il colpo di testa è fondamentale nonostante noi utilizziamo i cross bassi, come vi ricordate. Però almeno intorno all'11-12 mi raccomando cercate di prenderlo, perché ci saranno comunque delle situazioni in cui la prima punta andrà a colpire di testa. Poi, contrasti secondo me è un valore importante, perché significa che il giocatore riesce a recuperare la palla. Non è una statistica verde, ma potremmo considerarla blu, un minimo intorno di 10-9 è qualcosa da prendere in considerazione. Poi, controllo palla, questo è fondamentale, perché la nostra punta deve essere una punta anche, tra virgolette, tecnica, non in maniera esagerata, però un minimo di controllo palla intorno al 13-14 è fondamentale. Dribbling invece non è importante, nonostante nel gioco venga segnalato. Se il dribbling si ferma intorno al 12-13 non è assolutamente un problema. Certo, non andate sotto il 10, perché altrimenti significa che il giocatore l'uno contro uno, considerando che da solo, non riuscirà mai a saltare l'uomo. Come vedete è un po' diverso da quell'altro 4-5-1 dove vi insistevo sul dribbling, in questo caso non è fondamentale. Finalizzazione invece è fondamentale, più alto è chiaramente meglio è, io vi consiglio di non andare mai sotto il 15. Tecnica invece è fondamentale. La tecnica è una statistica che si collega a tante altre statistiche. Ad esempio, avere una tecnica molto alta per un attaccante significa poter avere più tipologie di tiro. Una tecnica invece associata al dribbling, con un dribbling molto alto, significa che il giocatore avrà maggiori possibilità di dribblare l'avversario, perché avrà diverse tipologie di dribbling. Quindi, attenzione, tecnica è una statistica non a sé stante, ma che si associa ad altre statistiche. Poi andiamo a vedere le caratteristiche mentali. Di solito le caratteristiche mentali sono un po' basse sui giocatori giovani, quindi non vi preoccupate se avete a che fare con giocatori sotto i 20 anni, perché saranno giocatori che potranno completamente modificarsi grazie all'allenamento. Come fare per migliorare i giocatori in allenamento? Vi ho già fatto un video che si intitola appunto come far crescere al meglio i giocatori, lo trovate nelle guide di Football Manager. Andiamo a queste caratteristiche mentali. È importante avere un'aggressività non bassa, quindi almeno intorno al 12-13. Poi, avere una concentrazione almeno 12-13, qua non è manco segnalata. Qui ho notato che quando si utilizza una sola punta, se il coraggio è molto basso, l'attaccante fa fatica a segnare. Quindi vi consiglio un coraggio non inferiore al 10-11. Poi, decisioni, questo è importante, almeno 13-14. Poi, freddezza, questo è fondamentale, almeno 14-15. Gioco di squadra non è importante, perché si tratta di un giocatore che, vi ripeto, andrà ad attaccare in profondità, dialogherà poco con i suoi compagni. Tanto per farvi un esempio, i giocatori più adatti a giocare in questa posizione sono Immobile, Icardi, se avete soldi. Se non avete soldi, potete prendervi in prestito il signor Pietro Pellegri, che è un giocatore praticamente illegale per quanto diventa forte nel corso degli anni. Poi, altri giocatori che potrebbero funzionare bene qui: Pinamonti, altro giocatore giovane che ha una buona senza palla, una buona finalizzazione. Chiaramente alcuni di questi valori che vi ho detto ce li avrà molto bassi, perché deve crescere. I giocatori sotto i 20 anni, non vi preoccupate, cresceranno veramente molto. Cosa possiamo dire ancora sulle punte? Andiamo su questa I e tra le informazioni abbiamo l'altezza e il peso. È importante puntare su giocatori che abbiano un'altezza intorno al 1,80 m, più è meglio è, e un peso non inferiore ai 70 kg. Serve anche insomma una struttura fisica che sia in grado di tenere a bada l'avversario nei contrasti. Attenzione, non basta avere un contrasto elevato, è importante anche il fisico, non sottovalutatelo. Un'altra cosa da non sottovalutare sono le caratteristiche del giocatore, quelle che voi trovate qui in basso a destra. Queste gliele potete insegnare ai giocatori. Io vi consiglio sempre un allenamento di movimento, e per le punte è molto importante il battere la trappola del fuorigioco. Poi un altro allenamento importante è il tirare piazzando la palla, questo è un allenamento di finalizzazione che imparano se hanno una buona tecnica come statistica. Poi un'altra cosa importante che si può insegnare a una punta è il correre con la palla al piede, perché chiaramente giochiamo con un modulo che sfrutta il contropiede, quindi ci saranno dei casi in cui la punta potrà scattare in velocità. Andiamo avanti. Per quanto riguarda le ali, le statistiche più importanti tra quelle fisiche sono accelerazione, agilità, velocità e resistenza. Qui resistenza la considero in blu, per me è invece una caratteristica fondamentale, tutte quante, se possibile almeno intorno al 15, queste 4, a salire. Per quanto riguarda le caratteristiche invece tecniche, controllo palla, cross,
dribbling almeno intorno al 14-15, finalizzazione è opzionale, nel senso che può essere anche intorno al 12, ma non scendete sotto il 10, perché chiaramente questi andranno al tiro, è fondamentale che sappiano finalizzare. Poi, passaggi, questo non è opzionale, secondo me è fondamentale, un'ala deve saper passare, perché, attenzione, uno può pensare, per fare un buon cross ci vuole solamente un valore alto in cross. Non è vero, per poter fare bene il cross è importante che il giocatore abbia non solo un cross elevato, ma anche un passaggio elevato e una tecnica elevata. Perché ci sono alcune statistiche, che magari non tutti sanno, ma che vanno a braccetto, vanno a gruppi. E questo è proprio questo il caso, cross, passaggi e tecnica. Quindi passaggi, più alto è meglio è, almeno intorno al 13 se possibile. Poi, per quanto riguarda quelle mentali, l'aggressività aiuta ma non è fondamentale in questo caso, come invece lo è per la punta. Fantasia non è fondamentale, va bene anche 13. La freddezza almeno 12-13, perché chiaramente arriverà a tirare ogni tanto. Impegno e gioco di squadra intorno al 12-13. Intuito e senza palla, come al solito, vanno a braccetto. Mi raccomando, intorno a intuito a 14, senza palla 15 a salire. Per terminare il discorso sulle ali, voglio far presente che ci sono due tipologie che vanno bene per questo modulo. Io preferisco quelle con il baricentro basso, che abbiano una elevatissima accelerazione e velocità intorno al 16-17, e che con un dribbling e con una tecnica dal 15-16 a salire. Sono quindi quelle ali tipo Insigne, no? Quelle che spaccano metà la difesa, quelle che quando partono le devi buttare a terra per poterle fermare. Però possono andare bene anche dei giocatori che abbiano magari una elevata altezza, quindi non un baricentro basso ma una elevata altezza, tipo Calvin Stengs, che perdono qualcosina in termini di accelerazione e velocità, quindi si fermano intorno al 14-15, ma che poi comunque con il fisico riescono a darti quel qualcosa in più, perché magari sono bravi di testa, hanno un contrasto più elevato e quindi riescono insomma a sopperire la mancanza di elevata accelerazione e agilità con la fisicità. Per quanto riguarda invece le caratteristiche che stanno in basso a destra, molto importante correre con la palla al piede, verso sinistro, verso destra, a seconda insomma della posizione dell'ala, andare avanti appena possibile e allungarsi il pallone per poi superare l'avversario e riprenderlo. Quindi attenzione, dategli quindi sempre, mi raccomando, alle ali come alle punte, un allenamento di movimento, un allenamento di dribbling e un allenamento di tiro. In questo caso tirare piazzando la palla va benissimo se potete metterglielo, oppure il tirare di prima. Passiamo al centrocampista di supporto. Come tutti i giocatori che stanno nella parte centrale del campo, non è importante che abbiano un'elevatissima accelerazione e velocità, quindi 12, 11, 13, insomma vanno già benissimo sia per agilità, sia per accelerazione che per velocità. La resistenza invece è molto importante, che sia intorno al 14 di minimo. Poi ancora, forza, attenzione, centrocampisti, è fondamentale la forza, almeno intorno all'11, 12, 13 ancora meglio. Contrasti, mi raccomando, qua non scendete sotto l'11, qua Otani infatti non va benissimo, però questo ci avevo in questo caso. È importante che abbiano almeno 11 in contrasti, perché? Perché questi giocatori fanno un po' da diga, se vengono saltati questi, poi rimangono solo i difensori e siccome la nostra linea difensiva è molto alta, rischiamo di essere fregati in contropiede a nostra volta e dovrebbe essere invece la nostra arma. Quindi mi raccomando, contrasti e forza, se possibili, non inferiori a 11 e poi a salire, più alto è, meglio è. Poi, colpo di testa, qua non è neanche segnalato, e invece è fondamentale per un centrocampista centrale, almeno 11, ma più alto è, meglio è. Perché è fondamentale? Perché questi vanno in area, questi ogni tanto il gol di testa lo faranno. Se ci avete fatto caso, questo modulo lo stiamo utilizzando anche nella carriera del Chievo Verona su YouTube, che va in onda il lunedì, il mercoledì e il venerdì. E un paio di gol li ha fatti Rigoni proprio perché ha un buon colpo di testa ed è molto alto. È importante anche la marcatura, mi raccomando, non inferiore all'11-12. Poi ancora, per le caratteristiche tecniche, sono importanti soprattutto i passaggi, ci mancherebbe altro. Questi centrocampisti qua, giusto per darvi un'idea, sono una via di mezzo tra una mezzala, un centrocampista di quantità e un regista. Quindi devono avere comunque dei buoni passaggi. Non meno di 14 per quanto mi riguarda. Poi ancora, tecnica, almeno 14. Tiri da lontano, almeno 12-13. In maniera tale che questi avranno un sacco di possibilità. Tireranno spesso e volentieri da lontano. Passiamo a quelle invece mentali.
Un'aggressività intorno al 10 io la consiglio, perché comunque si tratta di giocatori che dovranno intervenire, quindi avranno la possibilità di fare un sacco di contrasti. L'aggressività è fondamentale nei contrasti. Poi ancora, concentrazione. Qui la mette addirittura opzionale, per me è fondamentale la concentrazione, quindi dal 13 a salire è assolutamente una cosa da tenere in considerazione. Il coraggio, pure importante, non sotto l'11, mi raccomando. Le decisioni, non sotto il 14. Poi ancora, freddezza, gioco di squadra, impegno, assolutamente tutto a non meno di 14. Ancora, intuito, in questo caso non è fondamentale, però se supera il 10, tanto meglio. Posizione, siccome sono dei centrocampisti che dovranno anche un minimo difendere, la posizione è fondamentale, se possibile non sotto il 12-13. E ancora, movimento senza palla, chiaramente loro faranno molto movimento senza palla, quindi intorno al 12-13 come minimo. Poi, visione di gioco, sono dei mezzi registi, vi avevo detto, quindi mi raccomando, non meno di 13-14. Poi, vediamo le caratteristiche invece fisiche. Un'altezza, se possibile, vicino al 1,80 m. Un peso, se possibile, non inferiore ai 70 kg. E per le caratteristiche invece, sicuramente va bene dette tempi e tira da lontano. Per quanto riguarda il regista avanzato, accelerazione e velocità non sotto il 13, resistenza non sotto il 14, forza, che va a braccetto con contrasti, non inferiore entrambi agli 11. Per quanto riguarda le altre caratteristiche tecniche, è fondamentale controllo palla, dribbling, passaggi e tecnica, mi raccomando, non inferiore al 13, più alti sono, meglio è. Poi tiri da lontano almeno 12, senza palla almeno 12, visione di gioco almeno 13-14, poi ancora intuito non inferiore, mi raccomando, a 12, impegno e gioco di squadra vanno a braccetto, non inferiori a 12. Chiaramente questo è un regista, quindi non è un giocatore di quantità, non c'è bisogno che siano altissimi questi due valori. Freddezza e fantasia invece intorno al 13-14 come minimo. E poi ancora, determinazione e decisioni, mi raccomando, 13-14 a salire. Ancora, concentrazione almeno 12, aggressività non è fondamentale, però se almeno 11-12 ci sta, meglio è. Mi raccomando, che sia un giocatore con delle caratteristiche utili soprattutto come passaggi filtranti, dettare i tempi, tirare da lontano e provare il passaggio decisivo, appunto. Per quanto riguarda il terzino invece, accelerazione, agilità, resistenza e velocità ed equilibrio sono fondamentali, non inferiori a 14, tutte quante. Poi ancora, per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, mi raccomando, contrasti e forza vanno sempre a braccetto, non mi smetterò mai di dirlo, non inferiori a 11-12. Poi ancora, cross e dribbling non sono fondamentali perché sono in supporto, però un minimo di 10 è sicuramente accettabile, anche controllo palla sempre intorno al 10. Marcatura, passaggi invece vanno assolutamente a braccetto, non meno di 13 ad entrambe. E ancora, tecnica, mi raccomando, intorno al 12. Poi, caratteristiche mentali invece, l'aggressività è fondamentale, almeno 12. E ancora, concentrazione e decisioni intorno al 12-13. Poi ancora, impegno almeno 12, intuito va insieme al senza palla, mi raccomando, qui non è fondamentale perché non è un terzino d'attacco, però intorno all'11-12 tanto meglio. Posizione invece deve essere alto, almeno 13-14. E poi ancora, visione di gioco non serve, un valore altissimo, però se è 12 almeno tanto meglio, perché vuol dire che è un giocatore che sa a chi passare la palla. Ricordiamoci che comunque noi partiamo con la difesa palla al piede, è chiaro che se sto valore è sotto il 10 è un problema. Per quanto riguarda l'altezza e peso, per i terzini, molto dipende da che tipo di ala avete utilizzato. Se avete preso un'ala dal baricentro basso, con un'altezza bassa, è importante che il terzino sia molto alto e molto forte fisicamente, quindi almeno un peso che supera i 70 kg e un'altezza di 1,80 m. Se invece avete utilizzato già un'ala fisica alla Calvin Stengs, allora in quel caso potete scegliere anche un'altezza intorno al 1,70 m, anche se io vi consiglio sempre di arrivare almeno al 1,75 m per quanto riguarda il terzino, perché altrimenti quando arrivano le palle alte potrebbe avere qualche difficoltà. Il peso vi consiglio in ogni caso di non scendere mai sotto i 70 kg, perché significa che poi se fai i contrasti viene buttato a terra.
Per quanto riguarda invece il difensore centrale, andiamo a vedere le caratteristiche. Qua sono abbastanza classiche. Il difensore centrale deve essere un giocatore che deve avere chiaramente colpi di testa, contrasti, marcatura molto alti, almeno intorno al 15, e poi ancora passaggi che non guastano mai, se possibile superiori al 10. La tecnica non è fondamentale. Per quanto riguarda le caratteristiche fisiche, questo è un modulo che richiede molta velocità, quindi mi raccomando, mai scendere sotto il 12, se possibile anche meglio, per quanto riguarda accelerazione, velocità e agilità. E mentre la forza, chiaramente molto importante, almeno 13-14. Per quanto riguarda la massima elevazione, vale il discorso che abbiamo fatto con le punte. È chiaro che se un difensore è alto 1,90 m, se ha una massima elevazione intorno al 10 non è un problema. Però è chiaro che se è un difensore che è alto neanche 1,80 m, è chiaro che avere una massima elevazione bassa diventa un problema, perché verrà scavalcato soprattutto sui calci piazzati, e potete prendere gol sui calci d'angolo. E soprattutto non vi servirà, non vi darà una mano invece nei calci d'angolo offensivi. Io prediligo sempre una massima elevazione non inferiore al 12 ed un'altezza per il difensore centrale non inferiore al 1,85 m, però poi insomma fate vobis. Poi ancora, caratteristiche mentali, mi raccomando, aggressività almeno 14, cercate di rimanere nel range 14-17, non esagerate troppo, perché se ci sta troppa aggressività significa che poi il giocatore rischia di prendersi l'ammonizione. Mi raccomando, quando l'aggressività è molto alta, tipo 17-18, verificate che il difensore non abbia, tra le caratteristiche, ora ve lo faccio vedere qua, si lamenta con l'arbitro, perché altrimenti il cartellino è praticamente sicuro. Tra le altre caratteristiche mentali, concentrazione, coraggio e decisioni e freddezza sono fondamentali, almeno 14, perché mentalmente i difensori devono essere forti, perché se non sono forti mentalmente vi prendete un sacco di gol. Ancora, intuito e posizione vanno a braccetto, chiaramente devono essere intorno al 15 come minimo. Bene, per quanto riguarda le caratteristiche invece del giocatore utili come difensore centrale, il marca in maniera asfissiante l'avversario. Vi ricordo che le caratteristiche si prendono sempre tramite l'uso dei preparatori. Bene, andiamo a vedere come scaricare il modulo 4-5-1 in versione SAF. Non vi preoccupate di questo link arzigogolato fatto di numeri e di lettere impronunciabili, perché vi metterò comunque il link in descrizione a questo video. Voi andrete chiaramente a inserire questo link nel vostro browser, poi andrete su scarica, attenderete che questi piccoli 45 kB vengano scaricati. È un file non compresso in versione FMF, quindi esattamente la tipologia di file che viene letto da Football Manager. Non è assolutamente rischioso, l'ho creato io, state tranquilli. Voi fate così, andate su copia e poi vi dirigete non dove avete installato il gioco, ma in documenti, ovvero andate qui, documenti, poi fate Sport Interactive, eccola qui la cartella, poi andate su Football Manager 2019, è un file che può essere letto sia nella versione touch che nella versione classic. Voi andate qui sul 2019, poi andate su Tactics e quindi chiaramente fate incolla. Io adesso non lo incollo perché, come potete vedere, il 4-5-1 ci sta già qua. Bene, una volta che l'avete incollato qui, chiudete tutto, tornate al gioco, andate su più qua in alto, andate su carica tattica e chiaramente qui troverete il modulo 4-5-1 SAF che avrete voi messo nella vostra cartella Tactics, e potrete quindi caricarlo pigiando qui su carica. E a questo punto vi trovate il modulo 4-5-1 che vi ho fatto vedere in questo video. Bene, a questo punto non mi resta altro da fare che salutarvi, dunque buon proseguimento, al prossimo video!